Pallavolo, parte oggi il campionato di Serie C stagione 2021, visto che quello precedente è stato praticamente annullato a causa dell'emergenza coronavirus. E per la Pallavolo Cirignola c'è il debutto davanti al proprio pubblico contro il Volley Potenza. Le fucsia allenate da Davide Castellaneta e seguendo i protocolli imposti dalla federazione a causa della emergenza pandemica sono pronti per il loro debutto che avverrà oggi pomeriggio alle 18 al Palasport Nando Di Leo. Andiamo ad ascoltare le sensazioni della vigilia nelle parole del tecnico della squadra, Davide Castellaneta. Innanzitutto fa strano quasi dire che riniziamo perché comunque si aveva quella sensazione che ogni volta che si tornasse in palestra ci potesse essere l'eventualità in cui venissimo fermati da appunto le problematiche che genera il coronavirus. Noi ci arriviamo comunque dopo un primo inizio di settembre, un primo mese di lavoro, ripreso poi dopo Capodanno, dopo le festività. E riniziamo con una soglia minima di allenamento per una preparazione fatta a livelli standard, diciamo come numero di settimane. Come tutte le prime partite, solitamente si è abituati a puntare più su se stessi che altro. Chiaro che è normale che dobbiamo lavorare anche in funzione dell'avversario, sapendo comunque i nomi, i giocatrici con cui ci confronteremo, è chiaro che lavoriamo anche in un'ottica di quello che è l'avversario e delle sue qualità. La vena, le polemiche infarcite di Vango lascia nel tempo che trovano, ma il campo per ora dà ragione a Luna Rossa. La baia australiana di Auckland si tinge d'azzurro per l'imbarcazione italiana nella finale della Prada Cup. Il team guidato da Max Sirena si impone per 2-0 contro gli inglesi di Ineos UK, con una prima regata dove subito gli avversari sbagliano la partenza e vengono penalizzati. Successivamente sono fuori dal campo di regata, virata incomprensibile, prima della terza boa. Così Luna Rossa completa con un vantaggio di 1 minuto e 52 la prima. Nella seconda regata, con i nostri guerrieri che si impongono sin da subito sugli arroganti inglesi, con una barca che latita ad essere quella spavalda delle qualificazioni, sia pure con distacchi non esorbitanti rispetto alla prima. Chiusura per Luna Rossa vincente per 26 secondi. Ricordiamo che si è regata al meglio delle 7 sfide su 13 a disposizione. Terza e quarta la prossima notte. Nell'anticipo che ha aperto la terza di ritorno del campionato di Serie A, Bologna e Benevento si dividono la posta in palio. Al Dall'Ara finisce 1-1. Vantaggio dei Velsinei di Mihajlovic dopo 55 secondi con la firma di Sansone. Il pareggio della squadra di Filippo Inzaghi arriva nella ripresa con Viola, su errato disimpegno in uscita del portiere Shorupski. Zona salvezza e scudetto animano i tre anticipi del sabato. Si parte alle 15 con la sfida tra Torino e Genoa. I Granata, rinfrancati dal rocambolesco 3-3 di Bergamo contro l'Atalanta, dove erano sotto di 3 reti e hanno recuperato, vogliono fare lo stesso contro il Genoa, atteso al bis dopo la vittoria contro il Napoli. Gli azzurri di Gattuso, in preda a una serie di infortuni, affrontano alle 18 il difficile confronto del Maradona contro la Juventus, reduce dal 2-0 alla Roma. La capolista Milan, che vuole continuare la serie positiva, è impegnata in terra ligure contro lo Spezia. I rossoneri una settimana fa avevano vinto 4-0 contro il Crotone, mentre lo Spezia è riuscito a vincere al Maffei Stadium contro il Sassuolo.